amici di Diretta Sport, un buon pomeriggio dal Pala Corbia di Alghero. Sport e integrazione all'interno di questa bella giornata di sport che prevede la prima giornata del campionato regionale di football integrato. Si svolge appunto ad Alghero. Buon pomeriggio da Mauro Garau, una manifestazione che si svolge su 6 sedi diverse, un girone all'italiana che comprende 6 squadre che appunto si scontreranno tra loro nelle 6 tappe di questa manifestazione che decreterà una campione regionale di football integrato, un evento straordinario, quello che sta per iniziare, anzi è iniziato questa mattina ad Alghero, prima giornata oggi nella cittadina catalana, poi altre tappe previste a Oristano, Macomer, Carbonia e Sennori. Nel dettaglio andremo a raccontarvi quella che è la sfida tra gli equilibristi di San Giovanni su Erge e il Gabbiano Onlus, squadra di Oristano, mentre le altre 4 squadre che si sono, come già detto, sfidate nel corso della mattinata sono le Aquile in sicurezza di Alghero, che sono state sconfitte a domicilio, se possiamo così dire, dallo Sporti Oristano con il punteggio di 3-1, mentre nell'altra sfida, l'unica mancante, lo Special Team Liceo Galilei di Macomer ha sconfitto con il punteggio di 13-6, una ragione in più, formazione di Cuglieri. Andiamo rapidamente a leggervi quelle che sono le distinte, la lista dei giocatori a disposizione dei due tecnici, con il Gabbiano Onlus che si schiera all'interno del suo organico Martino Dore, Marco Frau, Isabella Brenna, Massimo Mascia, Paolo Ariu, Giorgio Secchi, Antonio Piras, Mauro Enna, Enrico Aramu, Roberto Costella, Jose Michelutti, Mauro Caboni, Rosanna Ardu e Lorella Antonella Giglio. Dall'altra parte il Gabbiano risponde con Nicolino Masala, Cristian Campus, Antonio Ciarloni, Cristina Monni, Roberto Rubiu, Alessandro Tronci, Fabio Usai, Davide Garau, Mauro Bazzella, Claudia Loddo, Giuseppe Zanda, Michele Cinus, Stefano Candelargiu, Maurizio Masala e Raffaella Matta. A loro vanno aggiunti anche Marco Ghisu e Romina Mascia. Football integrato, disciplina nascente che andremo anche noi pian piano a scoprire nel corso del gioco, con giocatori divisi per varie abilità, con ruoli che vanno dall'1-5 rispetto al futsal, lo sport che più si avvicina a questa disciplina. Abbiamo anche la presenza di 2 porte laterali oltre a quelle canoniche di fondo campo, e sono anche previsti dei gol che valgono doppio. Nel frattempo le squadre si stanno sistemando in campo, partita che si svolgerà sulla distanza di 4 tempi, 4 periodi da 8 minuti effettivi. Squadre sul terreno di gioco pronte appunto, come già detto in precedenza, a completare quella che è la prima giornata di questa straordinaria manifestazione che appunto prevede l'integrazione tra normodotati e disabili di vario tipo e con varie capacità. Sembra essere tutto pronto per l'inizio della sfida. Come possiamo vedere dalle immagini, ci sono appunto 2 portieri nelle porte di fondo campo, altrettanti, uno per squadra chiaramente, nelle porte laterali. Andremo poi nello specifico nel corso della partita a spiegare le varie dinamiche anche nel corso dell'intervallo, anche e soprattutto nel corso dell'intervallo, con l'aiuto di uno dei 2 direttori di gara, mentre c'è la prima palla gol per Antonio Ciarloni, il numero 3 in maglia blu. Farà un tiro da fuori e blocca il portiere del Gabbiano. Se parlavamo di appunto ruoli divisi dall'1 al 5, con il numero 5 ci sono i giocatori normodotati che hanno diverse limitazioni, possono andare appunto a contrastare solo i pari ruolo,
e concludere verso la porta avversaria un determinato numero di volte. Ecco qua proprio il numero 5 della formazione di San Giovanni Suergio in possesso di palla. Sfera che è terminata oltre la linea laterale. Punteggio di 0-0. C'è una piccola incomprensione per quello che riguarda la battuta di questo fallo laterale. C'è una sfera conquistata da posizione interessante per Claudia Loddo. Integrazione, ma anche uomini e donne insieme sullo stesso campo, mentre ora c'è un calcio di rigore. Ecco, andiamo, cogliamo l'occasione per spiegare quella che è questa dinamica di gioco. Quando un giocatore di una squadra riesce a bloccare la sfera all'interno dell'area piccola, potremmo dire della porta laterale, ci sarà un calcio di rigore affidato a un giocatore di ruolo numero 2. Ora dal punto di battuta c'è infatti Martino Dore che potrebbe sbloccare il risultato in favore del Gabbiano. La conclusione che viene respinta però dal portiere di ruolo numero 3, Fabio Usai, dell'Equilibrist. Dunque il punteggio che rimane sullo 0-0 e gioco che riparte dallo stesso estremo difensore della porta laterale della formazione degli Equilibristi. Cioè, ora c'è un sinistro da posizione decentrata. Spera che termina sull'esterno della rete. Si riparte dunque con la rimessa con le mani di Nicolino Masola, che serve Roberto Rubio. Prova a portare palla, serve Ciarloni, che lancia la sua compagna Claudia Loddo. Sua conclusione a lato. C'è un tiro da fuori di Giuseppe Zanda, che potrete sentire in sottofondo richiami del coach del Gabbiano, proprio i giocatori. Prova a trovare un calcio di rigore, lo trova di nuovo, subisce anche un calcio Mauro Caboni. Dunque altra chance dal dischetto per Martino Dore. Coadiuvato da Rosanardo nella battuta del calcio di rigore. Viene ancora una volta respinto da Fabio Usai. Ha ripreso il gioco con Rubio, che torna indietro dal suo portiere Colino Masa. Palla un pelo lunga per Giuseppe Zanda, che non trova modo di tirare in porta e di impensierire il portiere avversario. C'è un faro laterale a pochi centimetri dalla nostra postazione. Cerca il tiro, uno dei più attivi e pericolosi finora degli equilibristi, Giuseppe Zanda. La sfera che non è terminata lontanissima dal palo destro della porta, difesa da Costella. Era, ha rimesso in gioco la sfera servendo Ardu. Ha guadagnato il faro laterale la stessa Ardu. Lascia a Caboni. Vai,
visto pararmi la procura. Brava! Un'altra estrema punizione. Vedremo se Martino Dore tra qualche secondo riuscirà a sbloccare il risultato. Risultato che è ancora bloccato sullo 0-0. Questo primo dei quattro tempi. Finora c'è da disputare. Ci rammarica Martino Dore per il proprio errore dal dischetto del calcio di rigore laterale. C'è un cambio per quello che riguarda gli equilibristi con l'ingresso di Maurizio Masala, il secondo numero 5 degli equilibristi. La smanacciata, evitare guai peggiori di Marco Frau, poi un tiro da fuori e termina a lato. Hanno rimesso già palla in gioco gli equilibristi. C'è la prima occasione dal dischetto corto anche per la formazione di San Giovanni su Erju. Tentativo di trasformazione che verrà effettuato. C'è un grandissimo gol forse, invece no, la traversa. Colpito la traversa, una conclusione potentissima di Cristian Campus. Quei equilibristi vicino al gol del vantaggio. Abbiamo visto come le massime punizioni siano state battute da due distanze diverse. Questa distanza dalla quale viene battuta la punizione che è calcolata in base alle capacità fisiche dei singoli atleti. Test che vengono effettuati chiaramente prima del tesseramento e che servono anche per assegnare i vari ruoli in campo. Altra discriminante del regolamento è quella che prevede che la somma dei numeri di ruolo dei giocatori della singola squadra non superi mai i 20. Eventuale errore da parte dei tecnici viene punito con una sanzione disciplinare, un calcio di rigore. C'è una rimessa per il gabbiano, ultimo tocco di Giuseppe Zanda. Attenzione al tiro del numero 2 di ruolo 4 della formazione degli equilibristi, ancora Claudia Loddo ad andare vicino al gol. Eccolo qua, un altro gran tiro da fuori, stavolta scoccato da Maurizio Masala. Dunque si gioca una chance di tiro con un giocatore di ruolo numero 5, la formazione degli equilibristi. Ricordiamo che i numeri 5 non possono effettuare più di un certo numero di tiri all'interno della stessa frazione di gioco, mentre ora c'è un altro calcio di rigore per Cristian Campus, che prima ha calciato molto bene, infatti trasforma il gol dell'1-0 dal dischetto corto. Cristian Campus ha portato in vantaggio, va bene, la formazione di San Giovanni su Erju. Noi rimaniamo con le immagini sul parquet del Palacorbia per la sfida tra gli equilibristi di Onlus e il Gabbiano.
Diamo la linea dall'altra parte della palestra, Roberto Rubio che è in compagnia di un ospite. Grazie mille a Mauro Garau. Allora, sport e integrazione sociale, protagonisti di questo pomeriggio al Pala Corbia di Alghero, ancora con il marchio Xene. Allora, io sono in compagnia del presidente regionale Francesco Corgiolu per parlare proprio di questa disciplina innovativa in cui lo Xene apri pista non solo a livello regionale, nazionale, ma addirittura a livello internazionale. Sì, buonasera a tutti. Come hai detto tu, è una disciplina nuova che il Xene ha proposto già nel 2015 nella giornata europea dello sport integrato, che ha visto 12 città italiane protagoniste e altrettante nazioni. Noi come Sardegna sinceramente ci siamo mossi più tardi rispetto alle altre regioni italiane, ma contestualmente posso dire con orgoglio che siamo i primi a organizzare un campionato regionale in Europa. Questo per noi è motivo di orgoglio perché ha coinvolto l'intera isola, visto che abbiamo 6 squadre protagoniste, una di Cagliari, 2 di Oristano, una di Macomer, una di Alghero e una di San Giovanni su Erge. Quindi abbiamo coinvolto tutto il panorama regionale. Sono delle associazioni, partecipano delle associazioni affiliate con noi, ci sono 140 ragazzi coinvolti. Per noi questo è un motivo d'orgoglio che è stato reso possibile solo e esclusivamente grazie al contributo della Regione Sardegna. Infatti ne approfitto per ringraziare tutto il Consiglio regionale della Sardegna, l'assessore allo sport e coloro che hanno proposto questa iniziativa, perché non era facile far capire che era una novità, portarla in Sardegna e riuscire a organizzare un campionato con 6 squadre è stato un grosso sacrificio, ma ne valsa veramente la pena. Scendiamo un po' più nel dettaglio del football integrato, una disciplina che mira a porre sullo stesso piano gli atleti normodotati e quelli portatori di disabilità. Ci sono già stati diversi tentativi nel corso, insomma, della storia recente dello sport, mai nessuna disciplina però ha mai posto sullo stesso piano, veramente sullo stesso piano, i portatori di disabilità con gli atleti normodotati. Sì, come potete vedere proprio dalle immagini che stanno trascorrendo in diretta, i disabili sono i veri protagonisti in campo, perché ci sono delle regole ben precise dove i normodotati possono solo fare possono essere partecipi solo in alcune situazioni, e quindi il ragazzo con qualsiasi disabilità prende parte al gioco. Questa forse è stata la cosa più importante e quello è lo scopo per il quale si organizzano eventi di questo genere. Cercare di fare integrazione attraverso lo sport, secondo noi è questo, dove nessuno è veramente escluso. Scopriremo poi nel dettaglio quelle che sono le regole del football integrato e scopriremo anche poi i protagonisti delle 6 formazioni che hanno animato questa prima giornata del campionato più avanti, ovviamente nel corso della nostra diretta, mentre le squadre sono pronte per la ripresa del gioco. Ricordiamo 4 quarti da 8 minuti ciascuno. Possiamo con Francesco Corgiolu ricordare un altro dato che a mio avviso è emblematico su quanto l'ente Xene sia all'avanguardia quando si parla di sport e integrazione. La Sardegna è la prima regione in Europa che riesce a organizzare un campionato di questo tipo. Sì, oggi proprio a Roma c'è un importante appuntamento, ma ne parleremo più avanti, nella diretta più avanti. Nessuno è riuscito, come dicevi tu, a organizzare un vero e proprio campionato. Il nostro è un campionato che con 5 tappe, la prima a Qualghero oggi, poi a Oristano, poi a Macomer, poi a Carbonia e il finale a Sennori. Potete immaginare cosa voglia dire fare spostare dei ragazzi in queste situazioni, essere qua per esempio come oggi alle 9 di mattina e sono partiti da Carbonia alle 5, da Oristano lo stesso so che sono alzati prestissimo proprio perché non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Voglio ricordare che il progetto è iniziato a luglio, dove abbiamo fatto un corso di 3 giorni con 2 responsabili per ogni squadra, dove siamo stati 2 giorni insieme con i nostri formatori di Roma e hanno imparato il gioco del football integrato. Dal 3 luglio hanno ognuno nella propria associazione ha cercato di
far capire ai ragazzi come questa nuova disciplina. I risultati si vedono oggi, credetemi, io ho assistito già ad altre partite o fuori, il livello tecnico che hanno raggiunto questi ragazzi in 2 mesi è elevatissimo. Per quello sono convinto che non ci fermeremo qui, spero che le istituzioni ci siano ancora al nostro fianco, perché veramente stiamo dando un segnale di sport integrato per tutti. Confermo le ottime impressioni sul livello tecnico dei ragazzi, ne parlavo proprio con il collega Mauro Garau appena arrivati in palestra, mentre i ragazzi facevano riscaldamento, alcuni calciano veramente in maniera straordinaria. Possiamo dire e concludere questa breve intervista, poi ci saranno altre finestre nel corso di questa diretta, dicendo che è vero, gli sforzi organizzativi sono tanti, però vedere questi ragazzi divertirsi in campo e poi sorridere anche mentre non si gioca è veramente insomma, qualcosa che ripaga oltre ogni limite. Sì, senza dubbio, guarda, credetemi, è un'emozione unica, dalla prima partita veramente per noi è una giornata meravigliosa. I ragazzi, pensate che i ragazzi non fanno altro che ringraziare a noi, mentre siamo noi che dobbiamo ringraziare loro per quello che ci stanno trasmettendo. Viverla dal vivo ha un significato particolare, ma grazie a Directa Sport potete anche voi vedere cosa questi ragazzi, l'anima, il coraggio, la dedizione, la voglia di fare sport, di confrontarsi è unica. Veramente un'occasione di arricchimento per tutti. Allora, per il momento saluto il presidente Corgiolu, non mancano neanche i contenuti agonistici in questa partita, allora cedo la palla al collega Mauro Garau. Grazie Roberto, riprendiamo proprio mentre arriva il gol del pareggio firmato dal dischetto corto da Massimo Mascia. Così come gli equilibristi avevano sbloccato il risultato nel corso del primo quarto di gara, è arrivato ora il pareggio di Mascia per il Gabbiano Onlus. Dunque, 2 reti entrambe arrivate dal dischetto corto, abbiamo ricordato, e nel corso dell'intervallo lungo andremo a parlare con uno dei direttori di gara delle varie sfumature di un regolamento complicato ma veramente efficace, mentre arriva anche il gol del 2-1 che viene firmato da Alessandro Tronci. Dunque ribalta il risultato il Gabbiano Onlus, ora in vantaggio per 2-1, mentre c'è un altro calcio di rigore per la formazione in blu. È stata abile Claudia Loddo a sorprendere e a punire la distrazione degli avversari, mentre ora il duello dal dischetto è tra Mauro Bazzella e Marco Frau. Calcio di rigore che termina al lato, non troppo lontano, dunque vicino dal palo, quindi gli equilibristi sono andati subito vicino al gol del pari. Ricordiamo il punteggio 2-1, gol di Campus per gli equilibristi, poi l'1-2 del Gabbiano firmato da Mascia e da Tronci. C'è la conclusione dal limite dell'area dei 6 metri di Maurizio Masala. E prova a ripartire l'azione del Gabbiano, la chiusura attenta in faro laterale di Claudia Lodo. Chiedo scusa Mauro, posso intervenire per un piccolo contributo, mentre chiedo ad Andrea Farris di rimanere con le immagini sulla partita e su quanto sta succedendo in campo. Dicevo, io sono in compagnia dei ragazzi dell'associazione Una Ragione in Più di Oristano, si tratta di Marco Diana, un atleta di questa associazione, di Francesca Cappai che invece è una dirigente. Iniziamo da Marco, direi. Marco, allora, ci sono già state delle partite, no, stamattina, e ti chiedo ovviamente, partiamo dal lato sportivo, com'è andato?
Beh, io direi molto bene, nel senso abbiamo iniziato, diciamo, ci siamo, tutte le squadre si sono allenate da poco, quindi siamo agli inizi. Dire che come prima giornata è andata molto bene, insomma, poi ci siamo divertiti molto, quindi questo è l'importante, insomma, divertirsi oltre che fare sport. I risultati, come si dice in questi casi, magari arriveranno pian piano, anche prendendo confidenza col regolamento del football integrato, che è nuovo anche per voi, giusto? Sì. Intanto vado a parlare anche con Francesca Cappai, che invece è dirigente dell'associazione Una Ragione in Più, ricordiamo, di Oristano, per parlare anche un po' del lavoro di questa associazione in generale, football integrato, ma immagino tanto sport, come sempre succede nelle associazioni di questo tipo. Sì, noi è dal 2008 che portiamo avanti un discorso di riabilitativo, di sport terapeutico, e questa per noi è un'occasione per metterci in gioco in una nuova attività. Diciamo che ci è piaciuta tantissimo perché dà la possibilità a tutti i ragazzi di avere un confronto paritario attraverso il ruolo che viene attribuito con un test psicoattitudinale. Quindi possiamo confermare quanto già detto anche col presidente Corgiulo: il football integrato è la prima disciplina che veramente mette sullo stesso piano gli atleti portatori di disabilità di diverso tipo, peraltro, con gli atleti normodotati. Sì, decisamente lo confermiamo, noi abbiamo accettato anche per questo motivo, perché all'interno della nostra attività naturalmente ci giochiamo le abilità naturali che ognuno si porta, e mettere in campo allo stesso livello, attraverso appunto il ruolo, le abilità sia motorie che psicologiche, diciamo che è il massimo. Marco, raccontaci un po', quante volte la settimana fate sport, quante occasioni avete per allenarvi e quanto vi state preparando poi anche per le prossime giornate di campionato? Allora, il nostro allenamento di base è una volta alla settimana, però in casi di necessità ci alleniamo due volte alla settimana, insomma, però l'allenamento standard è una volta alla settimana. Chiedo anche un parere su questa partita che si sta giocando adesso. Qualcuno è rimasto impressionato dal livello tecnico delle squadre? A te ti stanno piacendo? Sì. Pure potreste magari essere più forti voi, anche se questo pomeriggio non state giocando. Non ho capito la domanda. Magari siete più forti, magari è più forte la tua squadra, non lo so, quale tipo di valutazione puoi fare a livello tecnico in campo adesso? Diciamo che generalmente a mio avviso mi sono sembrate molto equilibrate, nel senso le squadre mi sono sembrate molto equilibrate, nel senso dal punto di vista della preparazione. Forse lievemente una squadra che non mi ricordo da dove venisse, forse era lievemente ad un livello, magari secondo me lievemente tecnico, lievemente migliore, ma in generale il resto erano, diciamo, a pari livello, diciamo, tecnico come il nostro, insomma. Allora regna l'equilibrio in questa prima giornata del campionato regionale di football integrato. Grazie mille a Francesca e Marco, e io passo la parola nuovamente a Mauro Garau in cronaca. Siamo nel corso del secondo quarto di gioco di questa sfida tra gli equilibristi e il Gabbiano Onlus, punteggio di 4-2 in favore di questi ultimi. È arrivato un gol doppio che dunque ha portato a 2 le lunghezze di vantaggio della formazione in rosso. La partita è ancora lunga, come visto qualche secondo fa. Risultato che può subire mutamenti in maniera netta e anche in pochissimi secondi. Questa giornata di football integrato, abbiamo ricordato in apertura, così come ha fatto Francesco Corgiolo in compagnia e al microfono di Roberto Rubio, come questa manifestazione vada a comprendere 6 squadre diverse, e manifestazione itinerante che si svilupperà in 5 sedi diverse. Girone all'italiana, dunque tutti contro tutti, alla fine verrà stilata una classifica del campo importante, ma sicuramente passa in secondo piano di fronte a manifestazioni di questo tipo che mettono l'integrazione davanti
al risultato sportivo. Mentre ora c'è un altro calcio di rigore per il Gabbiano, ci porta di nuovo sul punto di battuta Massimo Mascia. In conclusione di Mascia viene bloccata dal estremo difensore avversario che staziona sulla porta laterale Antonio Ciarloni. Recupera la propria posizione a bordo campo Massimo Mascia, giocatori di ruolo numero 2 che entrano in causa quando c'è da battere un calcio di rigore. E se è vero che i rigori contano tanto nel calcio, grandi responsabilità per i numeri 2. Calcio di rigore dal lato corto dell'area che viene assegnato quando un qualsiasi giocatore entra nell'area piccola e riesce a bloccare il pallone. Attenzione qua alla conclusione, la squadra termina in rete, il gol di Mauro Bazzella a riaprire la contesa dal dischetto corto. Ancora è arrivato un gol che muta ulteriormente il risultato, il punteggio è di 4-3 per il Gabbiano Onlus. Dunque con questo aggiornamento ridiamo ulteriormente un'altra volta la linea a Roberto Rubio, che è in compagnia di un altro ospite. Grazie Mauro, io sono in compagnia di Laura Della Ca, perché questa giornata di football integrato nasce dall'ufficio progettazioni Xen Sardegna, sempre molto attivo, che ha sfornato, appunto, dicevamo, tra le altre cose, tra le altre iniziative, anche questa disciplina, questa prima giornata del campionato regionale. Come teneva a precisare anche il presidente Corgiolo, la vostra attività è davvero attivissima, in continuazione ci sono, c'è ancora tanto altro in programma oltre a questa giornata di football integrato. Sì, il football integrato, diciamo che è uno dei prodotti dell'ufficio progetti dell'Xen Comitato Regionale Sardegna, e nasce appunto allo scopo di diffondere una disciplina sportiva che il Xen Nazionale ha fatto nascere nel 2014 con un progetto finanziato dal programma europeo Erasmus Plus. Nasce con l'intento di diffondere uno sport che afferma il principio dell'inclusività e quindi la promozione dei diritti dei diversamente abili, così come i normodotati nell'ambito del linguaggio sportivo a 360 gradi, e con lo spirito, coinvolgendo le affiliate del Xen, varie organizzazioni sportive, insomma, del territorio, tra cui anche una che nasce all'interno di un'istituzione scolastica, di promuovere appunto il linguaggio dello sport come strumento appunto di coesione e promozione sociale. Cosa bolle in pentola al di là del football integrato, ti chiedo, magari per i prossimi mesi e perché no per i prossimi anni? Allora, bolle tanto in pentola, nel senso che l'ufficio progetti appunto si sta adottando di una serie di iniziative che possano diffondere in maniera capillare le cosiddette buone pratiche del comitato regionale. Andiamo dai progetti che stiamo sviluppando con le scuole, in particolare progetti con il PON, il piano operativo nazionale, progetti che riguardano lo sport, di cui appunto il football integrato ne è un esempio, a progetti addirittura di contrasto della dispersione scolastica che abbiamo presentato appunto con un bando che di recente si è concluso, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, che è il bando Tutti e Scuola. C'è ancora tanto per quanto riguarda l'europrogettazione, perché sosteniamo le nostre affiliate anche nel campo appunto della presentazione, gestione e monitoraggio di progetti appunto che vengono finanziati dall'Agenzia Esecutiva dell'Unione Europea, in particolare appunto l'Erasmus Plus, che è proprio un programma proprio per le organizzazioni sportive. Possiamo tracciare secondo te un piccolo bilancio? Non è ancora finita la prima giornata del campionato regionale, però vediamo tanti atleti in campo felici, tanti atleti fuori dal campo altrettanto felici, direi che è stato un successo. Sì, sì, direi di sì, e siamo solo agli esordi. Diciamo, ritengo che uno dei lati positivi di sicuro che possiamo già raccogliere dalla prima giornata è questa contaminazione tra le varie organizzazioni. Infatti abbiamo assistito proprio in questi giorni addirittura a scambi di atleti e giocatori tra le varie associazioni, segno del fatto che nessuno vuole rimanere chiuso nel proprio, come dire, orticello, ma anzi appunto vuole, come dire, sostenere questo aspetto
aspetto dello sport come strumento appunto di aggregazione e socializzazione. Credo che appunto ci sia solo da raccogliere i risultati nel futuro. Già tra le varie organizzazioni si parla di quello che potrà essere addirittura il secondo campionato e si può, credo, apprezzare l'entusiasmo da parte di tutti per questa iniziativa. Grazie mille allora Laura Della Cà, gentilissima davvero nell'essersi concessa i nostri microfoni. Intanto c'è il nostro Mauro Garau che è pronto a raccontarci in compagnia di un ospite quelle che sono da un punto di vista strettamente tecnico le regole del football integrato. Vai Mauro. Grazie Roberto, siamo con Giuseppe Trovato, uno dei due direttori di gara di questa bellissima giornata di sport. Abbiamo visto delle regole un po' particolari che però sono chiaramente atte a integrare individui con varie variabilità. Sì, esatto, lo scopo di questo regolamento, che è frutto di un lavoro ormai di 3 anni circa, e che comunque stiamo migliorando e modificando di volta in volta in base alle criticità che poi verifichiamo sul campo, permette proprio in base a queste tante regole, perché effettivamente sono tante, di dare varie opportunità ai ragazzi in campo di comunque disputare una partita agonistica, che come abbiamo visto anche in queste prime due frazioni non si risparmiano, quindi sono dedici proprio alla vittoria. Dunque abbiamo detto un regolamento migliorabile, volevo chiedere a un direttore di gara come vede dal punto di vista tecnico anche queste due squadre e come ha visto in toto tutta la giornata e anche le altre 4 appunto compagini che hanno partecipato e che stanno partecipando a questo torneo itinerante. Sì, effettivamente il nostro più grande dubbio in fase di elaborazione del regolamento era proprio quello di farlo assimilare poi a tutti i ragazzi in campo con le varie disabilità che poi incontriamo, e però devo dire che dalle partite che abbiamo visto anche oggi sono effettivamente molto chiare queste regole, perché poi lo dimostrano i giocatori in campo che si rispettano tra virgolette come uomini, ma si rispettano anche come numerazione che vediamo apposite sulle loro mani, che identifica proprio il grado di disabilità, in quanto questo sport non prevede un confronto tra un ruolo più alto e un ruolo più basso, quindi possono diciamo scontrarsi di pari ruolo o un ruolo inferiore, e questo è molto fondamentale per far sì che i ragazzi non trovino poi delle enormi difficoltà, anche se effettivamente abbiamo notato che ci sono delle grandi disabilità in campo, anche delle persone che sono sostenute, che possono partecipare comunque alla partita e che svolgono il ruolo di rigoristi. Ruolo di rigorista lo vediamo appunto sistemato al lato delle due porte laterali, ruolo però nonostante la disabilità fondamentale, cioè calcio di rigore è una cosa importantissima nel calcio. Sì, abbiamo riscontrato dalle partite svolte proprio che il ruolo 2 diventa poi il protagonista in campo, perché effettuando i tiri di rigore sulle porte laterali ha la possibilità di assegnare il gol alla propria squadra, ma anche dei ruoli numero 3 però, perché come abbiamo visto prima nella partita un giocatore numero 3 ha realizzato una porta da fondo ha realizzato una rete sulla porta di fondo campo, acquisendo così 2 gol per la propria squadra, quindi sono veramente fondamentali i ruoli inferiori, e poi non hanno limitazioni, cosa che invece hanno i ruoli 5, che possono effettuare 3 tiri nelle porte di fondo campo per ogni tempo di gioco. Per voi direttori di gara, e poi ti lascio al tuo lavoro principale, quanto è difficile tenere quel conto al quale abbiamo accennato nel corso della prima metà di gara, la somma appunto dei vari ruoli che non deve superare 20? Sì, sostanzialmente questo regolamento per un direttore di gara è molto molto impegnativo, perché non ci si può permettere distrazioni, in quanto dobbiamo tenere in considerazione tanti parametri durante la gara, però anche questo per noi è un allenamento che notiamo che poi andando avanti risulta anche più semplice. A noi ringraziamo Giuseppe Trovato, lanciamo una piccolissima pausa pubblicitaria e torniamo fra qualche secondo per la diretta della seconda parte di gara. Amici di Diretta Sport, siamo di nuovo tornati dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria sul parquet del Pallacorbia. Si stanno affrontando le formazioni del Gabbiano Onlus e Equilibristi, rispettivamente formazioni di Oristano e San Giovanni Suergiu. Prima frazione di gara, o primi due quarti se preferite, si sono conclusi con il punteggio di 4-3 a favore della formazione oristanese. Dunque gara accesa, combattuta, dall'esito incerto, mentre tanto c'è una conclusione da fuori
di Maurizio Masala. Vediamo se è, in che misura la formazione di San Giovanni Suergio riuscirà ad agganciare, perché no, a superare, non sarebbe il primo ribaltamento di risultato nel corso di questa sfida. Mentre la posizione relativamente favorevole mette palla al lato Giuseppe Zanda, uno dei più attivi. Ora qua prova il neo entrato con il ruolo di numero 5, Michele Cinus. Tanto Mauro, un'altra incursione, se me lo permetti, durante la tua telecronaca, perché ho degli altri ospiti al mio microfono, sono degli ospiti della formazione di casa, le Aquile in sicurezza di Alghero. Si tratta di Rossella Soriga, dirigente, di Mario Uneddu, che invece è un atleta di questa squadra. Allora vado subito a interrogare Mario per chiedergli dei risultati sportivi di questa mattina, come sono andate le prime partite di questo campionato regionale. Quindi, quando abbiamo giocato noi, abbiamo molti dati in porta, però avevano un bravo portiere e non abbiamo giocato male. Poi i rigori sono stati parati e pazienza, bene, siamo contenti anche così. Allora possiamo dire che per la seconda giornata ci vorrà un po' di cinismo in più, un po' di cattiveria in più sotto porta, no? Sì, ma era troppo bravo quel portiere lì. Allora magari troverete il modo di batterlo, immagino in allenamento, perché anche voi vi allenate durante la settimana. Sì, sì. È lei l'allenatrice, Rossella. E allora, visto che ce l'hai presentata, Rossella Soriga, dirigente e allenatrice delle Aquile in sicurezza di Alghero, anche con te parliamo dell'attività della vostra associazione che quest'oggi si cimenta in questa disciplina innovativa che è il football integrato. Guarda, volentieri, e sono ben contenta di far parte di questo sodalizio magnifico, splendido. Francesco, quando mi ha coinvolto in questa, diciamo, in questo programma, proponendomi appunto il football integrato, un po' di scetticismo, insomma, all'inizio c'era. Poi è svanito completamente quando si è fatto il corso, e subito il corso appunto dopo luglio abbiamo iniziato gli allenamenti con i ragazzi, e quindi siamo da luglio che ci cimentiamo in questo bellissimo sport, credimi, veramente coinvolgente e spettacolare, direi anche. L'impressione, lo possiamo confermare, è il fatto che si metta veramente sullo stesso piano ogni atleta, a prescindere dal tipo di disabilità o meno, c'è veramente una parità garantita a tutti. Ci sono stati vari altri tentativi, immagino proposti anche alle varie associazioni, questo è quello più riuscito probabilmente. Guarda, ti dico di sì, perché io ho provato anche il precedente e c'è sempre, diciamo, ci sono sempre delle lacune, e secondo me anche gravi in alcune situazioni vissute personalmente. Ma infatti con questo nuovo modo di giocare a calcio, diciamo, no? Veramente si dà la possibilità e l'opportunità a tutti appunto di rispettare il proprio ruolo, ecco. Capire che ognuno in campo ha un diritto, un'autorità, la consapevolezza appunto di obiettivo finale è divertirsi. Visto che siamo ad Alghero, ti chiedo, sport e integrazione, Alghero è una città sensibile a questo tema, si può fare di più? Guarda, tocchi un tasto dolentissimo, veramente. Secondo me si può fare, ma tantissimo di più. Però una cosa che un po' di tristezza mi ha lasciato appunto da luglio ad oggi, no? Perché ti ho detto che abbiamo iniziato da luglio, io personalmente sono andata appunto nelle varie associazioni dove mi hanno destinato, no? Per cercare appunto ragazzi, no? Per dare la possibilità a loro di essere inseriti in questo contesto veramente bello. Però ho trovato molta, come dirti, neanche scetticità. Sì, veniamo, ma credimi, in 2 mesi non si è presentata una persona. Quindi questo mi lascia forse un po' basita, anche un po' tanto amaro in bocca. Allora speriamo che le cose migliorino. Intanto chiudiamo con Mario, ti chiedo un parere su questa ultima partita della prima giornata. Che... L'ultima partita è bellissima, perché sono molti ragazzi down che hanno problemi, che sanno giocare e mi sto divertendo molto. E allora, grazie mille a Mario. Mauro. Torniamo con un altro calcio di rigore in favore degli equilibristi di San Giovanni Suergiu. Ci sta per portare sul punto di battuta Davide Garau, la sua conclusione che termina in rete alle spalle del portiere avversario, attendolo per il gol degli equilibristi. Ce l'abbiamo perso il conto,
dovremmo essere 5-4 in favore della formazione di San Giovanni su Erge. Sta per riprendere il gioco con il gambiano, lo scambio in mezzo al campo tra Michelutti e Enna, con il primo che prova a cercare spazio per un tiro. C'è una buona conclusione, no? Il duello tra numeri 5 delle due squadre, nella fattispecie Maurizio Masala e Jose Michelutti. Ora il tiro dell'altro numero 5 della formazione in rosso, Antonella Giglio, assume la responsabilità di rimettere il pallone in gioco, mentre Michele Cinus va a regalare alla sua squadra un'altra opportunità dal calcio di rigore laterale. E ancora una volta sarà Davide Garau a concludere verso la porta avversaria. Questa volta è bravo il suo diretto avversario a negargli la gioia del gol. I due che si sorridono, si spiegano, quasi superfluo dire, ma mai abbastanza quanto il regni, il fair play e la sportività in questa manifestazione. Tanti ragazzi in campo che pensano solo ed esclusivamente a divertirsi, mentre ora c'è la possibilità per gli equilibristi. Destro dagli 8 metri di Cinus, conclusione respinta in corner dal portiere. Dunque i numeri 5 in blu si giocano una delle loro possibilità di concludere verso la porta di fondo della formazione avversaria. Tre, sentirete in sottofondo le raccomandazioni del tecnico del gabbiano. Abbiamo detto sì che la sportività è la chiave di queste giornate, ma anche il risultato vuole la sua parte. Qua c'è un bel controllo con il petto di Mauro Enna, poi ha provato la conclusione. C'è il pressing ora dei due numeri 3 in rosso, provano tanto lo scambio i numeri 5 blu. Attenzione alla possibilità di conclusione verso la porta avversaria di Giuseppe Zanda, conclusione che sibila di poco al lato della porta del gabbiano. Mentre siamo già dall'altra parte, ora le squadre si sono un po' allungate e fioccano le palle gol, mentre c'è un calcio di rigore per gli equilibristi. È stata brava nella circostanza Claudia Loddo a regalare un'altra chance di andare in gol al suo compagno di squadra, che realizza per la seconda volta su tre. Ancora Davide Garau a firmare il gol per la formazione in blu. Buona percentuale dal dischetto per lui, siamo a due realizzazioni su tre tentativi. E si avvia alla conclusione questa terza frazione di gioco, ma noi torniamo per qualche secondo da Roberto Rubio. Grazie Mauro, sono in compagnia di Alessandro Ranedda e di Marta Orru della Sporti di Oristano. Dunque continuiamo a passare in rassegna le squadre protagoniste di questa prima giornata del campionato regionale di football integrato. Iniziamo da Alessandro. Allora, a te faccio la stessa domanda che ho fatto a tutti, cioè di raccontarmi, ti chiedo di raccontarmi com'è andata questa prima giornata, la prima partita che vi ha visto protagonisti. Beh, innanzitutto bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché sono stati veramente fantastici. È un torneo in cui tutti partecipano e tutti fanno il loro dovere, ognuno di loro ha un compito e, insomma, bisogna essere molto bravi nel procurare i rigori, nel far giocare anche le persone più bisognose degli altri, di quelli che hanno più controllo nel giocare.
Immagino avrai provato diverse discipline diverse. Cosa ti piace particolarmente del football integrato? Beh, del football integrato mi piacerebbe sempre segnare, però non è sempre possibile. No, sono anche i portieri. Purtroppo sì. Purtroppo sì, ma chissà, insomma, che non stia, non riusciate, insomma, a batterli sempre di più nel corso di questo campionato. Quanto vi preparate per queste partite, per queste giornate di campionato? Beh, io gioco anche con una squadra che si chiama Fenicotteri di Oristano. Però potrei anche riuscire a giocare anche con loro e fare un torneo. Cioè, riuscire a giocare anche con loro e non lo so, abbiamo anche delle possibilità con cui possiamo giocare anche con loro e fare dei buoni compiti, insomma. Allora vado a interrogare anche Marta Urru, che invece è dirigente della Sporti di Oristano, per aprire una finestra anche sull'attività della vostra associazione. La nostra associazione si occupa di attività sportiva per disabili e siamo aperti a qualsiasi tipo di attività sportiva che ci venga proposta. Ci è stato proposto il football integrato e ci è sembrata un'ottima idea, un buon progetto. Proposto ai ragazzi contentissimi, anche con regole particolari, l'hanno accolto subito e quindi ci dedichiamo anche a questo. L'importante è fare attività sportiva, ancora meglio se integrata. Oristano e il territorio di Oristano rispondono presente in questa prima giornata del campionato di football integrato. Ci sono ben 3 squadre che arrivano dalla città. Sì, di questo siamo molto contenti, vuol dire che comunque Oristano risponde bene dal punto di vista dell'integrazione sportiva. Secondo me si può fare di più sempre, bisogna sempre ambire a coinvolgere sempre più persone e far sì che lo sport sia un veicolo di integrazione, di socialità. Grazie mille anche a Marta. Allora torniamo dal nostro Mauro Garau. Siamo nell'intervallo tra terzo e quarto periodo della sfida tra gli equilibristi e il Gabbiano, il punteggio di 6-5 in favore della formazione oristanese. Scusate, dalla formazione di San Giovanni su Ergiu è arrivato il gol nella finale di terza frazione di Ariu ad accorciare le distanze e a dare dunque delle buone possibilità di rientrare nella contesa, giocarsi la vittoria negli ultimi 8 minuti di gioco. Ricordiamo ancora una volta 4 frazioni, 4 tempi da 8 minuti effettivi, punteggio di 6-5. Una pausa di qualche minuto, tra un po' le squadre saranno di nuovo in campo per giocarsi la vittoria finale, questa ultima sfida della prima giornata di questo campionato regionale, che vede la prima tappa svolgersi ad Alghero. Ricordiamo rapidamente quelli che sono stati gli altri 2 risultati della prima giornata: una ragione in più Special Team Liceo Galilei 6-13, atto di sicurezza Sport Oristano 1-3, e terza sfida in corso. Ma andiamo di nuovo da Roberto Lugu, che è ancora in compagnia di Francesco Corgiolu. Sì, grazie Mauro. Allora siamo nel corso di un intervallo di una partita molto molto equilibrata, il livello tecnico è alto e non manca anche il livello di agonismo. Presidente Corgiolu, la coinvolgo nuovamente perché secondo me vale la pena sottolineare una volta di più questo aspetto. Sì, come dicevo prima, è proprio così, sono ragazzi che si sono preparati per mesi e oggi stanno veramente dimostrando tanta passione e, come dicevi tu, vediamo anche tanto agonismo. Finora il risultato è 4-4, partita molto combattuta, ovviamente all'insegna del fair play, come è giusto che sia. Intanto ricordiamo che ovviamente su Directa Sport siamo in diretta in tutta Italia, in tutto il mondo, ma siamo in diretta in particolare dalla sede di rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dove quest'oggi viene costituito ufficialmente il network europeo del football integrato, sottoscritto dalle nazioni di Bulgaria, Germania, Portogallo, Slovacchia, Lituania e Italia. Allora immagino che il presidente Corgiolu voglia rivolgere il suo saluto alla sala riunita. Sì,
un saluto dalla Sardegna, da Alghero, da tutti i partecipanti a questo progetto su futuro integrato. Ricordo a tutti quanti che come Regione Sardegna siamo partiti con un campionato con 6 squadre partecipanti, faremo 5 tappe, si svolgerà fino a fine novembre. A quanto notizie che ci sono giunte, siamo la prima regione d'Europa che è riuscita a organizzare un campionato con 6 squadre. Proprio per questo, salutando gli amici che sono a Roma, lancio la sfida che noi siamo pronti per organizzare il primo campionato europeo di sport integrato. Noi ci siamo, i ragazzi ci sono, abbiamo strutture, abbiamo tutto quello che occorre perché questa disciplina abbia un punto importante. Far divertire i ragazzi, farli star bene, farli passare delle giornate all'insegna del puro divertimento. Allora speriamo e vedremo se questa sfida verrà raccolta. Grazie mille ancora una volta al presidente Corgiulo, intanto è tutto pronto per la ripresa della partita. Allora cedo nuovamente la parola a Mauro Garau. Vai Mauro. Grazie mille Roberto. Dunque, ripreso il gioco sul parquet del Palacorobia, ricordiamo il punteggio con il quale si è chiusa la terza e si è riaperta la quarta frazione di gioco con gli equilibristi di San Giovanni su Ergio avanti per 6-5 nei confronti del Gabbiano Onlus di Oristano. Dunque ultimissima frazione che sarà sicuramente emozionante con il risultato finale in bilico fino all'ultimo secondo, tanto arriva la conclusione dal limite dell'area dei 6 metri di Giglio, Tonella Giglio. Abbiamo visto prima sgolarsi in una doppia funzione di allenatore giocatore, ora prova a far rientrare definitivamente i suoi in questa ultima frazione di gara. Ora va alla caccia di un calcio di rigore che riesce a ottenere dopo un bel dribbling sullo stretto. Dunque fra qualche secondo sarà la volta di Martino Dore, cercherà di portare il risultato in parità. Dunque il duello tra Martino Dore e Giuseppe Zanda, palla importante per raggiungere il pareggio che sarebbe anche il risultato più giusto. Attenzione alla conclusione di Dore che viene ancora una volta bloccata dal suo avversario. Martino Dore che comunque raccoglie gli applausi del pubblico, esce leggermente infastidito dal suo errore, dal dischetto corto. L'ha presa bene, avrebbe potuto portare al pari, ma la gara è ancora lunghissima. Ci saranno sicuramente altre chance, se non per lui, sicuramente per la sua squadra. Ricordiamo il Gabbiano Onlus in rosso, ora rischia un po'. Informazione degli equilibristi sul disimpegno, c'è un colpo di testa a metà campo, lo scambio tra donzelle con Giglio che ora cerca spazio, chiusura attenta di Claudia Loddo. Bella conclusione ancora della formazione in rosso, andata vicino al gol del pari con Rosanna Ardu, signore protagoniste in questa prima parte di ultimo quarto. Qua c'è un brutto colpo con la sfera calciata da Claudia Loddo, andata a colpire Rosanna Ardu violandone l'incolumità ma senza arrecare particolari danni alla sua avversaria. Una bella palla in verticale per Marco Frau, avrebbe anche potuto tirare data la posizione favorevole. Giglio ha preferito servire il compagno che poteva calciare da una posizione più favorevole. C'è un calcio d'angolo per il Gabbiano, anzi no, l'ultimo tocco è stato di un giocatore in rosso. Dunque si riparte con una rimessa per gli equilibristi che però hanno
già regalato la sfera all'avversario, cerca spazio per una conclusione Michelutti, non la trova, attenzione qua al destro da posizione favorevole di Giorgio Secchi, conclusione forte ma non sufficientemente precisa, ma il gabbiano sta flirtando col pari, mentre ora la squadra in blu è un po' troppo rintanata forse nella propria metà campo, soffre le offensive, mentre qua il numero 5 Maurizio Masala fallisce l'occasione di regalare un calcio di rigore, il gioco è per un attimo fermo, noi torniamo da Roberto Rubio che è dall'altra parte del Palacorbia con un altro ospite. Sì, continuiamo a passare in rassegna le squadre protagoniste di questa prima giornata del campionato regionale di football integrato e siamo una realtà particolare, una realtà scolastica diciamo, è quella del liceo Galilei di Macomè, rappresentata dalla dirigente Paola Zampa e dall'atleta Gianluca Soru. Iniziamo da Paola Zampa per raccontarci un po' quelli che sono i contorni della vostra realtà, come ho detto una realtà tra virgolette scolastica. Certo, io sono l'insegnante di educazione fisica nonché tecnico della special, insomma, di questo team sportivo di football integrato. Noi lavoriamo all'interno della scuola, chiaramente è un'attività, quella dello sport integrato, che noi svolgiamo ormai al settimo anno, è una novità per quanto riguarda il football integrato, quindi ci siamo un po' adattati con un nuovo gioco che comunque ha chiaramente delle caratteristiche simili, molto simili al calcio a 5. È un'attività molto importante, molto significativa per la formazione dei ragazzi, per l'integrazione. Noi miriamo molto, lavoriamo molto sull'integrazione e l'inclusione dei ragazzi disabili nella nostra scuola e questa attività capita a fagiolo perché non è altro che una prosecuzione di tutto il lavoro iniziato anni fa. È un lavoro chiaramente molto impegnativo perché ci servono tantissime energie, non solo da parte mia ma anche da parte dei ragazzi che devo dire che svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto i ragazzi che non hanno difficoltà, svolgono un ruolo importantissimo nel coadiuvare me, nel senso che sono di grande supporto e il loro obiettivo chiaramente prima ancora di insegnare loro a giocare, di dare un supporto tecnico, quello di integrarli ed includerli in una squadra, che non è sicuramente una cosa semplice ma che con l'aiuto di tutti, insomma, si riesce a raggiungere un obiettivo significativo se c'è un lavoro da parte di tutti, un lavoro di squadra. Abbiamo parlato anche con gli altri ospiti di quanto il football integrato permetta di mettere tutti sullo stesso piano da un punto di vista motorio, però è un'attività che stimola anche l'intelligenza dei ragazzi. Sì, perché comunque devono sicuramente osservare delle regole e devono cercare di capire cosa possono fare, cosa non possono fare e devono stare comunque anche all'interno di un certo spazio che non è semplice gestire. Andiamo anche da Gianluca. Gianluca, raccontaci un po' questa giornata. Voi arrivate da Macomer, immagino che la giornata sia iniziata abbastanza presto, giusto? Però quando c'è da divertirsi ne vale sempre la pena. Sì, noi siamo partiti da Macomer, l'incontro era alle 8:30, abbiamo preso il pullman, siamo arrivati qui e comunque tutti erano, non fanno l'ora di iniziare questa nuova partita perché per noi era un'esperienza nuova, anche se comunque abbiamo fatto gli allenamenti e tutto questo, però non avevamo mai partecipato a una vera partita di football integrato, infatti era nuovo per tutti, sia per noi ragazzi che per i ragazzi diciamo speciali. Infatti anche se ancora ci sono qualche difficoltà nell'imparare questo sport, ci siamo divertiti diciamo. Detto, c'è qualche difficoltà anche perché il regolamento non è semplicissimo, no? Ci vuole un po' di tempo per impararlo bene. Sì, perché comunque anche se le basi sono quelle del calcetto, del calcio a 5, già questo fatto delle due porte, dell'area piccola e dell'area grande, dei ruoli, è comunque un po' complicato. Infatti noi siamo ben letti i regolamenti, siamo studiati, però comunque ci vogliono partite per imparare bene a giocare a questo sport, che non è uno sport qualunque diciamo. Ci vuole un po' di pratica sicuramente. Voi avete giocato stamattina, giusto? Allora ti chiedo com'è andato. Noi abbiamo vinto 16 a 13 a 6.
Vabbè, è già andata abbastanza bene. È andata bene, allora insomma, in vista delle prossime giornate cercherete di ripetervi il più possibile. Come si dice in questi casi, c'è anche una dimensione agonistica e sportiva, e dunque è giusto portarla avanti. Sì, sì, anche se alla fine noi l'importante non è il risultato, ma comunque divertirci e integrare questi ragazzi. Grazie mille, allora anche a Gianluca restituisco la palla a Mauro Garau per tornare in cronaca diretta. Grazie Roberto, certo che per essere alle prime armi è andata benino ai ragazzi del liceo Galilei di Macomer questa mattina. Ma torniamo in cronaca diretta con il punteggio che permane sul 6-5 in favore degli equilibristi contro il Gabbiano. Ora c'è un calcio piazzato da posizione decentrata affidato a Ardu che qualche secondo fa non è andata lontanissimo dal gol del pari con una bellissima conclusione dagli 8 metri. Sfera che è terminata vicino al palo della porta degli uomini in blu, mentre arriva il forse meritato, possiamo dire così, sbilanciandoci un attimo, pari di Giglio. E dunque 6-6 regna l'equilibrio tra il Gabbiano e gli equilibristi, scusate il piccolo gioco di parole. Dunque risultato di parità. Ora un mini supplementare di circa 4 minuti tra le due squadre per vedere se le due compagini si divideranno la posta oppure una delle due riuscirà a spuntarla. C'è una ghiotta occasione qua per Michele Cinus, che si è visto neutralizzare il tiro dal portiere avversario Costella. La palla in profondità, interessante l'idea per Brenna, che non è riuscita a controllare la sfera. Nel migliore dei modi c'era un fallo laterale in favore degli equilibristi, mentre torniamo ancora una volta da Roberto Rubio, ancora una volta in compagnia del presidente Corgiuli. Sì, mentre le immagini di Andrea Farris ci raccontano ancora quanto sta succedendo in campo, noi qui a bordo campo abbiamo una notizia importante, perché da Roma ci dicono che è stato costituito ufficialmente con tanto di firme il network europeo del football integrato. Ricordiamo le nazioni protagoniste: la Bulgaria, la Germania, il Portogallo, la Slovacchia, la Lituania e ovviamente l'Italia. Ci dicono anche che nella sede di rappresentanza in Italia della Commissione europea, insomma, la riunione si sta sciogliendo proprio in questi minuti. Allora col presidente Corgiolo direi di commentare questa notizia molto importante a livello internazionale, anche magari di rivolgere un saluto a Roma ancora una volta dalla Sardegna. Sì, sicuramente un appuntamento io direi fondamentale, perché dietro c'è stato un lavoro particolare e preciso sia del comitato nazionale e soprattutto dell'ufficio progetti nazionale che è diretto da Andrea Bruni. Questo per noi sicuramente che siamo sul territorio ci aiuta affinché possiamo dare un ulteriore contributo alle nostre associazioni, perché il fatto di un protocollo del genere realmente ci permette di poter organizzare eventi non solo locali come stiamo facendo noi ora in Sardegna, ma veramente poter far fare delle esperienze all'estero a questi ragazzi che meritano e hanno voglia di scoprire nuovi posti, di conoscere persone nuove. Quindi ancora una volta vi ringrazio e vi saluto dalla Sardegna, e come ho detto prima a presto ci potremo incontrare se volete anche qua in Sardegna. Grazie a tutti. Allora la Sardegna e Roma vicinissime nel nome del football integrato questo pomeriggio. Intanto è finita la partita, allora cedo la parola ancora a Mauro Garau per raccontarci il punteggio finale, poi ci direi di prenderci una pausa e di andare a sentire anche i protagonisti di queste formazioni dell'ultima partita di giornata. Vai Mauro. Grazie Roberto, solo per ricordarvi quello che è il risultato finale: si è chiusa con un pari la prima giornata di questo campionato regionale di football integrato, 6-6 il risultato finale tra gli equilibristi e il Gabbiano. Noi chiudiamo ricordando ancora una volta quelli che sono stati gli altri due risultati della giornata, con il liceo Galilei di Macomer che si è imposto col punteggio di 13-6 su una ragione in più squadra di Cuglieri, mentre lo Sporti Oristano ha battuto 3-1 le Aquile in sicurezza di Alghero, per una classifica che vede dunque Macomer e Oristano, inteso come Sporti, in vetta alla classifica con 3 punti, un punto a testa per equilibristi e Gabbiano. Chiudono la graduatoria una ragione in più e le Aquile in sicurezza di Alghero con 0 punti, ma ci saranno ancora
altre 4 giornate in altrettante sedi differenti per andare a stabilire le gerarchie finali di questo campionato nazionale. Lanciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo ancora una volta dal parquet del Palacorbia per i saluti finali in compagnia di qualcuno dei protagonisti in campo. Amici di Directa Sport, siamo ancora una volta sul parquet del Palacorbia al termine dell'ultima partita della prima giornata di questo bellissimo evento organizzato dallo Xen. Siamo con Antonella Giglio, dirigente del Gabbiano Onlus. Partiamo dal campo, un pareggio che è sembrato il risultato giusto a noi profani. Assolutamente sì, è stata una partita veramente avvincente, equilibrata dal primo momento, hanno giocato veramente tutti, dal numero 2 al 3 al 4 al 5, è stata veramente una partita da football integrato. Invece passando un po' a quelli che sono aspetti esterni al parquet che avete calcato quest'oggi, possiamo un po' raccontare quelle che sono appunto le attività nelle quali vi impegnate costantemente oltre al football integrato? Certo, allora il football integrato sta prendendo tanto del nostro tempo perché essendo così particolare come gioco ci vuole un po' di tempo. La nostra comunità si occupa un po' di tutto, di arte, di sport, di divertimento, per cui dai laboratori artistici allo sport, alle uscite, al lavoro soprattutto sull'autonomia per i ragazzi. Grazie mille Andrei, con uno dei protagonisti, siamo con Enrico Aramu, è stata una bella partita. Sì, è bellissima partita anche per me. Potevate vincere, alla fine non siete riusciti, va bene lo stesso, un pareggio. Sì, anche pareggio ci vuole. Anche perché poi avrete comunque altre giornate, altri avversari da battere per provare a vincere questo campionato. È dura, speriamo anche per me. Io spero. Speriamo sempre. Sempre, sempre. Ok, grazie mille. Noi ringraziamo ancora una volta tutto il Gabbiano Onlus di Oristano e nel dettaglio Antonella Giglio ed Enrico Aramu per il tempo dedicato. C'è questa opportunità anche che ci avete regalato di raccontare una bella giornata di sport e integrazione. Noi ringraziamo ancora una volta ragazzi del Gabbiano e dovremmo avere da qualche parte i ragazzi della squadra che oggi ha affrontato il Gabbiano, ovvero gli equilibristi di San Giovanni su Ergiu. Ci spostiamo per andare a scambiare due chiacchiere con Sara Locci e Giuseppe Zanda, che sei tu. Partiamo da Giuseppe, è stata una bella giornata di sport, come dicevamo al tuo collega, al tuo avversario, un pareggio giusto, forse potevate vincere, ma va bene così? Per me va bene anche il pareggio, a parte vincere e stare tutto in gruppo insieme. Una bellissima manifestazione, adesso girerete la Sardegna per portare in giro appunto il calcio, il vostro calcio, per provare a vincere questo campionato regionale. Sì, il nostro calcio dello sport è iniziato nel 2015 con tutta la nostra disabilità e tutt'altro tipo di sport, calcio, basket, nel livello non agonistico. L'idea sembra che siate voi ad aiutare i numeri 5. Sì, 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 sì. E sono un po' pollacciuti a volte. No. Grazie mille a Giuseppe Zanda, parliamo invece con Sara Locci, con la quale volevamo un po' allontanarci da quello che è l'aspetto prettamente sportivo, anche se per carità il risultato ha sempre una sua rilevanza. Volevamo chiedere, così come è fatto con i vostri avversari, quelle che sono le attività principali delle quali vi occupate al di fuori del football integrato. Allora, al di là del football integrato ci occupiamo di diversi sport che possono essere nuoto, ginnastica, allenamento di bocce, calcio normale e poi comunque ci occupiamo e poi ci occupiamo anche di promuovere i ragazzi a livello sociale, quindi di inserirli pienamente attraverso laboratori di diverso tipo, come possono essere lavoretti di Natale e quant'altro. Tornando invece a quello che è questo campionato regionale, avrete l'occasione di girare la Sardegna, anche molto originale e molto interessante l'idea di appunto spostare i ragazzi e le varie squadre in diverse sedi.
Assolutamente sì, noi siamo orgogliosi di aver aderito a questo progetto, i ragazzi sono entusiasti e siamo pronti alle prossime sfide. Io ringrazio Sara Loci, Giuseppe Zanda, ma anche tutta la formazione degli equilibristi, al quale lascio i favori della telecamera per un saluto finale. Salutiamo la nostra presidente che ci segue da casa, purtroppo bloccata da un brutto mal di schiena, quindi ciao Nadia e tutti i volontari che ci seguono. A me dunque non resta altro che ringraziare Roberto Rubio per la preziosa collaborazione, Andrea Farris per le immagini di questa bellissima giornata di sport e integrazione dal Pala Corbia di Alghero. Un buon pomeriggio da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.